Ci siamo? Continuiamo? Dopo la pubblicità, in pratica, se si continua, grazie. Mare Nord-Est, 13ª edizione, ancora a parlare in un certo modo di tutela del mare, no? Questo è un discorso avviato stamane che sviluppiamo ulteriormente. Lo facciamo in compagnia di due giovani, due rampanti, due ingegneri, vengono dal Veneto, sono Andrea Galuppo e Luca Cavallarino. Un applauso intanto a loro. Mi hanno colpito stamane, ancora non ci conoscevamo, li vedevo armeggiare su questa imbarcazione nera qua fuori, no? Li vedevo armeggiare, e poi vedevo delle persone che si facevano fotografare come fosse un hotel, no? Facevo dei selfie, la cosa è molto singolare. Ora, il loro progetto 777 Ship Technical Service, no? Tanto dovete spiegarmi perché io sono, perché questo 7, che è il numero magico, perfetto per eccellenza, cioè è casuale, riporta il vostro operato, questo può drammatizzare prima di entrare nel tecnico, perché questo timbro numerico 777? Non c'era, è stato buttato. No, allora, questo è, diciamo, è stato un marchio che è stato ideato dalla prima persona che ha avuto l'idea di questo tipo di imbarcazioni, e oggi non è qui perché doveva lavorare, quindi non è riuscito a venire, ed è stato colui che ha praticamente fatto scattare la scintilla e ha coinvolto prima Andrea e poi Andrea, siccome siamo colleghi, abbiamo studiato insieme, si è laureato in ingegneria navale qui a Trieste e ha detto, beh, Luca, partecipiamo e proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa di diverso. Per la nautica, qualcosa di diverso è maturato. Spieghiamo allora, partiamo un po' da spiegare che cos'è questa imbarcazione fuori. Allora, questa, tutta la presentazione è basata su questo, praticamente noi abbiamo il problema, vi mostro anche, della vetroresina, no? Tu hai la vetroresina che utilizzi una barca, però ha una certa vita la barca. Un giorno poi magari si rompe oppure non la usi più e va nel dimenticatoio. Il problema è che smaltire la vetroresina è un costo. Non tutti quanti sanno come fare, alcuni non vogliono prendersene cura e magari la lasciano affondare. Nella nostra laguna, la laguna di Venezia, è un grosso problema e tantissime barche vengono abbandonate o semiaffondate, quindi hai il danno che c'è un relitto da qualche parte che può essere anche un pericolo per la navigazione. In più c'è il danno ambientale perché hai qualcosa che viene abbandonato lì. E quindi ci si pone il problema, ma c'è un sostituto alla vetroresina? Una volta avevamo le navi in legno, poi man mano ci siamo evoluti, si è arrivati alla vetroresina che ha dei bellissimi pregi perché ci dà delle barche con finiture che altrimenti non si riuscirebbero ad avere, ma non è riciclabile. Inoltre la vetroresina ha un grosso problema che lasciata in acqua, se non viene coperta da pitture antivegetative, si incrosta. Tutto quello che viene lasciato in acqua si incrosta. Il problema qual è? Viene coperto dall'ambiente marino. Il problema grosso qual è? Che su una barca in vetroresina col gel coat, se io non metto un'antivegetativa e voglio togliere quello che si è formato, rischio di danneggiare il gel coat e questo mi porterà ad osmosi e altri problemi. Inoltre, se non diamo un'antivegetativa a tutto quello che si attacca sotto, aumenta i consumi e quindi comunque abbiamo un altro problema ambientale. Qual è il problema però dell'antivegetativa? Che sfogliandosi rilascia particelle in acqua, quindi anche l'antivegetativa in sé è inquinante e diventa un problema. Quindi uno si può chiedere, ma c'è un'eventuale soluzione? Allora, o tiro sulla barca ogni volta dopo che l'ho utilizzata, oppure esistono materiali, insomma, che possono stare in acqua e possiamo lavarli e come vediamo tornano puliti. Il primo prototipo? Quello è, a dire il vero, è il secondo prototipo. Allora, questo in primo piano è la persona che ha avuto l'idea del nome. Il 777. Esatto. E che ci ha coinvolti per partire con tutto quanto il progetto. E qua siamo noi con col primo prototipo. Abbiamo fatto. Lo vogliamo ricordare come si chiama? Pier Francesco Dalbon. Giusto, diamo a Cesare. Cioè. Giusto. E qua siamo nel nostro ufficio dove stiamo sviluppando praticamente il primo Optimist. Vediamo, eccolo qua. Siamo partiti da un Optimist di.
di vetroresina. Abbiamo preso tutte le misure per poterlo anche rendere stazzabile. Poi ci sono tutte le regole di stazza che in realtà ti dicono qual è il materiale, quindi in realtà non è utilizzabile sulle regate, però lo posso usare per la scuola a vela, perché un Optimist come questo prende un colpo, mi cade e si rovina. Lo posso riparare, ma comunque resta rovinato. In più la vetroresina si scheggia e magari un bambino si può fare male. Il vantaggio di fare una barca, questa qua è la parte del progetto praticamente dove abbiamo ricostruito l'Optimist, questo qua è fatto a CAD. Siamo andati a sviluppare tutte quante le lastre, a tagliarle e poi l'abbiamo ricostruito. Qual è il vantaggio? Che nel caso di un urto, questo tipo di materiale non si scheggia come una vetroresina, non diventa tagliente. E quindi se io lo devo usare per i bambini, ha il vantaggio che non si fanno male, in questo caso qua. In più, una barca che resiste bene agli urti resisterà sicuramente anni in più. Ha il contro, ovviamente, che una barca in vetroresina, soprattutto a vela, è molto più rigida. E quindi ovviamente se dovessimo fare una regata a parità, ovviamente quella in vetroresina vincerebbe. Ed è il motivo per cui la vetroresina è così largamente diffusa, soprattutto sul mondo della vela. Però per fare una scuola a vela e addestrare i ragazzi, soprattutto chi magari ha il primo approccio, può essere un'ottima idea. Abbiamo testato questa barca, l'abbiamo provata anche sul lago di Garda, subito appena costruita, e abbiamo fatto tutte quante le prove del caso e visto com'era. Siamo passati alla fase successiva, che consisteva nel mettere un pezzo di plastica in acqua. Abbiamo lasciato in acqua 9 mesi, è rimasto in acqua infatti 9 mesi, e queste sono le incrostazioni tipiche che si formano su qualunque oggetto lasciato in acqua. Il vantaggio però qual è? Che se io vado con un dito sopra e il pezzo è ancora bagnato, viene via alla fin fine, quasi tutto. Ovviamente se poi si attacca il dente di cane, per così dire, quello lì ovviamente bisogna tirarlo via. Però tutte quante le altre incrostazioni, le alghe, il fango, quello che si attacca, riesco a tirarlo via semplicemente passando una mano. Allora, detto questo, abbiamo detto, ma che si fa? Che si fa? Passiamo a qualcosa di un po' più grosso, vediamo. Esatto, perché l'Optimist non potevamo montarci, siamo troppo grandi e quindi diventava problematico usarlo. Abbiamo detto, questo tipo di materiale, resistendo molto bene agli urti, perché alla fin fine i parabordi, i bottazzi sono fatti con questo materiale. A Venezia abbiamo i pontili galleggianti, dove si ormeggiano, si attaccano i vaporetti per far scendere la gente, hanno tutta quanta la struttura intorno ricoperta di polietilene perché resiste appunto agli urti dei vaporetti. Ho detto, ma proviamo a fare qualcosa di più grande e vediamo se le saldature tengono. Quindi abbiamo detto, dobbiamo mettere su un motore abbastanza potente per dare grosse sollecitazioni alla barca. Tanti ci hanno chiesto, ma perché non l'hai fatta elettrica? Perché una barca elettrica si sarebbe dovuta portare dietro un sacco di batterie e quindi avresti avuto il problema che su una barca così piccola, tante batterie per dare tanta potenza, non avresti corso e non potevi provarla. E questo qua è quindi il progetto, praticamente è come costruire una barca in alluminio o in legno, come si faceva, fai un'intelaiatura di base e su questa poi la rivesti, e coprendo tutto quanto con le lastre di polietilene, perché non è stampato in 3D, sono proprio lastre saldate tra di loro. Un altro vantaggio qual è? Questa barca è inaffondabile. Abbiamo riempito gli spazi vuoti nel doppio fondo. Inaffondabile? Esatto, con il polistirolo. Questo qua è il doppio fondo. Esatto, il polistirolo anche questo è riciclabile. In più la barca è fatta di plastica, che è un materiale meno pesante dell'acqua, quindi di per sé galleggia. E con quell'aggiunta di polistirolo lì, noi possiamo essere in 6 persone a bordo con la barca allestita, col motore e tutto, e anche se forassimo lo scafo e entrasse acqua, comunque la barca non andrebbe a fondo. Abbiamo fatto anche le prove di stabilità, abbiamo verificato allagando, ovviamente con i calcoli non al vero, abbiamo fatto la prova che allagando tutta la barca e comunque questa si inclina da un lato fino a che l'acqua inizia a uscire e poi si raddrizza. Ovviamente è piena d'acqua, resterà un po' storta, non vado in giro, però comunque non ho una barca che affonda.
quindi anche in caso di rottura la barca riesce a resistere. E qua vediamo come è stata fatta, questa qua è la barca che c'è qui fuori, c'è tutta quanta la struttura che viene montata alla rovescia, proprio come si faceva sulle barche una volta, e poi la andiamo a ricoprire con le lastre di polietilene e diamo vita a questa imbarcazione, ed è fatta totalmente in plastica, che è la stessa plastica dei tappi delle bottigliette, che è facilmente riciclabile anche. E quindi alla fin fine tu hai una barca che non risente della corrosione, tipo una barca in alluminio sarebbe comunque riciclabile, però un alluminio messo in acqua si corrode, stessa cosa un acciaio. La vetroresina non ha il problema della corrosione, ma fa osmosi, quindi bisogna comunque trattarla. Qui hai una barca praticamente priva di qualunque manutenzione, e si può vedere, insomma, è dal 2021 che è in acqua e l'abbiamo sempre maltrattata, mai coperta. Inaffondabile. Esatto, l'abbiamo usata come barca appoggio alle varie regate, lui è venuto anche per la barcolana. E come si vede, insomma, ha preso i suoi colpi che una barca in vetroresina si sarebbe distrutta. E queste sono le caratteristiche principali. Una cosa che si può notare è che questa è l'alga che si forma, e quando tu lo utilizzi, qua è alla fine di un giro che abbiamo fatto, come si vede, praticamente gran parte di quello che si forma viene anche portato via. Solo montando in barca, la barca si muove, si vedono le alghe che tendono a venire via. E lascio poi la parola al mio collega. Sì, non prima di un applauso, naturalmente, ingegnere, grazie. Buon pomeriggio. Ingegnere, qual è il futuro? Perché mi sembra un progetto sulla carta, allora, che ha più luci che ombre. È vero? Sembra. Dice bellissimo. Bellissimo, e quindi adesso abbiamo provato, stiamo continuando a utilizzarla, risponde bene, vediamo cosa possiamo fare in futuro anche per incuriosire più clientela possibile, perché poi noi dovremmo aprire un mercato e vedere di venderle anche queste barche, perché fino adesso sono solo costate, e quindi a un certo punto se anche perché sennò il nostro titolare potrebbe anche risentirsi. E quindi abbiamo pensato ai classici utilizzi di questo tipo di barca che può essere fatto nella laguna di Venezia, e quindi è nato da prima un open più grande sulla falsa riga di quelli che fa già la Conero, e quindi per far concorrenza a loro dal punto di vista della pesca che viene fatta in laguna o comunque nelle anche un po' più a sud, ecco, nel delta del Po, eccetera, un open più grande che potesse trasportare principalmente vongole, che quello è l'idea, e che potesse essere anche motorizzato con due motori da 150 cavalli. E tutto questo nasce da delle richieste che ci sono arrivate, delle idee, e quindi noi abbiamo provato a svilupparle. La seconda idea è la classica barca da trasporto di Venezia, che è la Patana, va bene? E anche qua dovevamo avere ampia capacità di carico e un'alta resistenza, perché queste barche qua, che vengono utilizzate da chiunque per il trasporto locale, vengono lasciate in riva senza nessun tipo di accortezza, e senza i parabordi, e quindi il materiale si presta perfettamente, e anche questa poteva essere un'idea. Da questa, poi, di cui tra l'altro c'è un'altra immagine con tutta un'idea di struttura che appunto sta sotto, e la costruzione è sempre la stessa, anche se semplificata rispetto a quella, perché comunque deve andare a velocità più basse. Da questa siamo arrivati poi a una richiesta che ci aveva fatto la Polizia di Stato del Lago di Garda, di pensare a un gommone che in realtà è completamente rigido, e quindi integrare lo scafo in polietilene con il tubo in polietilene, tubi quelli che si usano per l'acqua potabile o per gli scarichi delle città. E tra l'altro adesso siamo bravi, sì, grazie, però noi non è che proprio ci siamo inventati tutto, perché al nord già fanno cose di questo tipo.
altri, loro sono sempre avanti sulla la parte green, la parte riciclabile. E quindi noi ci siamo un po' accodati a questo, perché comunque in Italia o comunque nella bassa Europa non c'è nulla di tutto ciò. Ci siamo un po' accodati e abbiamo fatto un po' delle linee anche che piacessero di più a noi, ecco, perché quelle che fanno sono un po' particolari. E detto ciò, dopo tutte queste bellissime idee che però si sono fermate qua sulla carta, stiamo per costruire una cosa che l'armatore ci ha chiesto di tenere ancora un po' riservata, e quindi si vede e non si vede, va bene? E sarà una sorta di lancia, un motoscafo cabinato che avrà sempre la capacità di trasporto delle pattane che vedevate prima, e che sarà utilizzato da una società di trasporti famosa a Venezia, e anche perché la richiesta sarebbe poi: sviluppiamo questa, la proviamo e poi facciamo le barche più grandi. Quindi adesso vediamo un attimo di riuscire a costruirgliela nei tempi, che non è una cosa scontata. Un'altra cosa interessante comunque è che in realtà la problematica è riuscire a reperire il materiale in tempo, perché poi la costruzione anche di una barca così avviene nel giro di una settimana. La barca è pronta e quindi quello che dopo bisogna aspettare è la certificazione da parte dell'ente preposto. L'altra cosa che l'altro progetto che dovremo consegnare sempre quest'estate è un gomoncino da 5 metri e mezzo che deve essere utilizzato in particolare dal Diporto Velico Veneziano, che è un'associazione sportiva di Venezia, chiaramente della vela, e gomoncino che dovrà essere utilizzato dalla scuola vela per accompagnare i ragazzi sia nelle varie regate ma sia anche negli allenamenti in laguna. E anche qua utilizziamo sempre il tubo di polietilene con la sua carena sempre dello stesso materiale. Infine siamo stati interessati da un progetto con tutta il consorzio INEST, che è un grande consorzio che riunisce le università del Triveneto, e siamo stati interessati per la progettazione e costruzione di un battello per il trasporto passeggeri costiero e lagunare e per attività di ricerca, che deve essere il più green possibile. Allora, non possiamo utilizzare, siccome c'è di mezzo il trasporto passeggeri, i regolamenti non sono ancora sviluppati, non possiamo utilizzare il polietilene al 100%, però comunque dobbiamo essere riciclabili, quindi utilizzeremo l'alluminio per lo scafo, utilizzeremo comunque il polietilene per tutta la sovrastruttura, cabina, eccetera, utilizzeremo il più possibile anche materiale già riciclati, perché al momento noi dobbiamo utilizzare materiale vergine per soprattutto la struttura, perché a livello di saldatura col materiale riciclato non è ancora possibile fare qualcosa che effettivamente resista nel tempo. E quindi col materiale riciclato potremo pensare di costruire per esempio i sedili interni o qualche altro elemento dell'arredamento interno. E col nostro partner costruttore Saldoplast, con cui costruiamo le barche, che appunto si occuperà di sovrastruttura, e con Advanced Marine Composite, che è un cantiere di Porto Marghera sostanzialmente, che costruirà lo scafo in alluminio, progetteremo questa barca, la costruiremo e poi credo la vedrete qui a Trieste, perché dovrà aiutare l'OGS o comunque altri organi di ricerca nelle zone di Miramare con robottini, rover vari. Quindi questa è l'idea dell'università, poi vediamo, speriamo di concludere nel modo migliore possibile. E questa è la prima bozza di piano generale dell'idea, insomma, di quello che dovrebbe effettivamente essere costruito. Ecco. E quindi adesso vediamo, cioè consegneremo le prime imbarcazioni quest'estate e speriamo che l'idea cresca sempre di più e si diffonda. Grazie ingegnere, il problema è che il progetto sulla carta è vincente, ora però bisogna convincere, l'ha detto, i cantieri, il mercato in poche parole. Bisogna convincere il mercato, perché come c'è stato un
una prima problematica passare dal legno alla vetroresina, adesso bisogna passare dalla vetroresina a qualcos'altro. Ma la vetroresina è destinata ad andare in pensione oppure è da demonizzare? Allora, no. Allora, quello che abbiamo visto noi è che questo materiale qua si presta perfettamente a imbarcazioni da lavoro o comunque che non hanno un alto grado di dettaglio, perché chiaramente si vede la saldatura e non abbiamo la rifinitura del jacob. Questo è poco ma sicuro. Quindi o ne facciamo un vantaggio per noi e lo facciamo diventare di moda, che può anche essere un'idea, oppure il materiale si presta perfettamente per essere maltrattato, per essere utilizzato tutti i giorni, perché adesso noi la barca è in acqua anche in un posto un po' sfortunato, acqua bassa, acqua calda, quindi alghe ne fa nel giro di 4 giorni. Se la barca si utilizza, si pulisce e siamo a posto. Se la barca sta ferma 2 mesi, comincia a fare i denti di cane, bisogna andare sotto con la spatoletta da stucco a tirarli via uno per uno. Che per carità vengono via, non c'è nessun problema, è un po' una scocciatura, ecco, quindi... come barca da diporto, se uno se la dimentica, come succede spesso nelle marine, è lì, dopo bisogna lavorarci, però in realtà non ha nessun problema ad essere ripulita. Anche perché è inaffondabile, dicevamo. Tra l'altro. È inaffondabile. Signori ingegneri Andrea Gallup e Luca Cavallarino, un applauso per loro, veramente grazie. Ci fa piacere sapere che anche da Trieste potrebbe partire una rampa di lancio, di sviluppo, no? È partito da Trieste perché noi qua ci siamo laureati. Quindi già c'è una nota in confronto. Quindi prossimo anno vogliamo sapere altri sviluppi, altri prototipi, altri totem con cui poter fare i selfie, Olimpiere. Come ho visto le persone prima. Olimpiere. Grazie ancora, ci sono le foto di rito, questa volta con Edoardo Natelli, ma c'è ancora un applauso per loro, veramente giovani, grazie, rampanti grazie e bravi. Grazie. Come dicono in televisione, restate con noi dopo la pubblicità perché si continua. Mare Nord-Est, 13ª edizione. Grazie.